più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. I vogheresi, in caso di ballottaggio a ottobre o novembre, con il commissario non spendono, ma risparmiano 100.000 euro. Sono le parole diffuse nel pomeriggio dal Partito Democratico Vogherese, in merito a quanto pubblicato ieri sulla provincia pavese. Secondo il quotidiano locale, infatti, il costo del nuovo ballottaggio per le elezioni cittadine è pari a 180.000 euro. Ma secondo il PD la somma dei costi elettorali si riferisce a un valore impreciso, in quanto riporta la somma dei costi elettorali di un ipotetico turno elettorale, e cita il referendum, e delle spese legali. Per la precisione, secondo il centro-sinistra, i costi elettorali per i due turni sono di circa 100.000 euro. Il costo del ballottaggio, ovvero il secondo turno, è pari alla metà, circa 50.000 euro. Per quanto concerne i costi della politica, per la città di Voghera, con la presenza del commissario, diminuiscono di circa 218.000 euro all'anno, non dovendo il comune pagare sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e gettoni di presenza dei consiglieri. Infine, i costi legali pagati dai ricorrenti, ovvero i candidati sindaci e il sindaco sospeso Barbieri, e non dai cittadini. Nel caso del PD i costi sono molto inferiori e sono corrisposti dal Partito Democratico, dagli iscritti e dai simpatizzanti. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.